A Spicchio è stata consegnata la Chiocciola d'Oro 2018, una Chiocciola d'Oro che va ancora a premiare di fatto l'Empoli Football Club, 2 anni fa Massimo Maccarone, lo scorso anno la squadra femminile, quest'anno il mister Aurelio Andriazzoli. Lo riceve il mister, ma è un po' un premio che si devono dividere tutti i componenti della rosa e della società che hanno vissuto la magnifica cavalcata che ha fatto sì che l'Empoli potesse stravincere lo scorso campionato di Serie B. Andriazzoli ha ricevuto fisicamente il premio, lo abbiamo intervistato, torna a parlare quindi dalla fine del campionato, ad un mese esatto dalla fine del campionato e a pochi giorni da quello che è l'inizio della nuova stagione fissata per il 4 di luglio. Andiamo a sentire per pianetaempoli.it mister Aurelio Andriazzoli. Ad un mese esatto dalla fine del campionato hai ricevuto l'ennesimo premio che va a tributare questa cavalcata incredibile che avete fatto, che tu hai condotto dalla panchina. Ti voglio però chiedere come hai vissuto questo mese senza campo, senza i tuoi ragazzi, e qual è la sensazione che ti è rimasta maggiormente attaccata addosso di questi 5 mesi trascorsi appunto da un mese? Ma guarda, la sensazione particolare è venuta fuori durante la seconda finale fra il Frosinone e il Palermo. Pensare che noi già da più di un mese eravamo tranquilli con il risultato raggiunto e loro a soffrire ancora ha dato un senso a quello che abbiamo fatto, se ancora ce n'era bisogno di dare un senso. È stata un'estate tranquilla per ora, tranquilla nel senso che dicevo prima, un po' meno per gli impegni, perché effettivamente... Hai girato un po'? Ho girato un po', mio malgrado, l'ho fatto volentieri naturalmente perché ho avuto testimonianze importanti e le sono andato a raccogliere anche non solo per me ma anche per la città di Empoli, per la mia società. E sono stati attestati di stima che hanno dimostrato ancora, se ne fosse stato bisogno, di una verifica rispetto a quello che abbiamo fatto, perché forse dall'interno non ci siamo resi conto bene di quello che abbiamo fatto, fuori parlando con gli altri, con gli avversari anche, ma anche con gli appassionati, ti danno veramente la misura dell'eccezionalità dell'impresa che si è verificata a Empoli quest'anno. A proposito di giri, com'è andato il tour in bici Massa Empoli, Empoli Massa? Quello è andato benissimo, anche oltre le aspettative. Alla fine sono venuti 190 km, poi abbiamo aggiunto un prologo perché stavamo bene, siamo andati a fare... Abbiamo rifatto una 20 km per andare a fare il bagno in una sorgente di un fiume nostrano e non ci sono stati inconvenienti. La società ancora una volta nei panni di Rebecca Corsi si è dimostrata carina e molto attenta ai particolari, perché ci hanno aspettato e ospitato con una tavola imbandita e quindi alle 11 eravamo a fare una pausa di un'oretta per poi ripartire facendo il percorso inverso, passando questa volta da Pisa, e invece all'andata abbiamo fatto Lucca, Altopascio, Fucecchio e via di seguito. È stata una bella esperienza in definitiva, una giornata bellissima. E ero un pochino preoccupato dal mio scarso allenamento, ma poi in definitiva un po'... Ho tenuto bene però, dai! Sì, ho tenuto bene, anzi, gli ultimi 20 chilometri sono stato io a stimolarli, quindi significa che stavo bene. Senti mister, è un periodo di calciomercato, in attesa che ricominci il campionato, però ti vediamo molto tranquillo anche sulla squadra che verrà. Beh, avendo una società alle spalle come quella che ho, dei direttori come quelli che ho, non posso che star tranquillo. Fanno il loro interesse, cioè l'interesse della società, e fanno naturalmente anche il mio interesse. Io mi fido ciecamente di loro, sono certo che riusciranno a migliorare la squadra. Questo è l'intendimento, mantenere la nostra intelaiatura e poi naturalmente cercare
di migliorarla per essere competitivi per la nuova realtà. Senti, a livello di mercato un acquisto è stato interno, quello di Levan, un giocatore che tu hai conosciuto in questi mesi, che non hai mai potuto mandare in campo, però sono convinto che tu credi in questo ragazzo e sarà un ragazzo che potrà dare, se starà bene ovviamente, qualcosa di importante. In Serie A ha dimostrato di poterci stare. Guarda, io rinuncerei a parte del mio ingaggio per poter avere la possibilità di allenare Levan, cosa che non ho avuto quest'anno. L'ho appena intravista anche per pochi minuti durante l'allenamento e sarei veramente curioso e contento di averlo a disposizione. Ripeto, pagherei, perché credo che questo ragazzo potrebbe essere veramente fiore all'occhiello per la prossima stagione. E anche in questo caso la società si è dimostrata attenta e ha dimostrato di avere rispetto per un ragazzo che ha già dato tanto e che purtroppo ultimamente è stato sfortunato. Speriamo che tutto vada bene. Lui è seguito in questo periodo da un preparatore atletico e un allenatore della nazionale, della sua nazionale, e seguito anche dal medico della nazionale, quindi stanno lavorando, le cose stanno andando bene a quanto so. Speriamo il 4 luglio avere una buona sorpresa. Ecco, il canovaccio della preparazione l'ha già tirato giù, si parte il 4 luglio, c'è già una definizione di quanto durerà il ritiro? Noi cominciamo a lavorare il 4 luglio e andremo avanti fino all'11 di agosto, quando avremo il primo confronto di Coppa Italia. E quindi non ci sarà un ritiro vero e proprio, io non lo considero tale, considero un periodo di lavoro che prevederà anche delle giornate di pausa a seconda di quello che riterremo opportuno fare e sarà necessario fare. Molto probabilmente non sarà, siccome cominceremo di mercoledì, questa pausa non verrà subito la prima domenica, però presumo subito dalla seconda domenica che i ragazzi potranno raggiungere le famiglie per poi ricominciare il lunedì, e quindi ora vedremo gli impegni che avremo per le amichevoli. Però ecco, c'è nella mia testa la possibilità di lasciare il fine settimana, lasciare liberi i ragazzi per poi ripresentarci il lunedì, quindi dare una giornata di riposo. Avere la possibilità di allenarci in sede ci dà anche l'opportunità di avere le famiglie per chi riterrà necessario, per esempio in visita ai ragazzi la sera, e questo credo che sia una possibilità importante per i ragazzi per spezzare anche un po' quello che è considerato in linea di massima un periodo di fatica. Non lo sarà, lo sarà naturalmente per le necessità che avremo, però dovrà essere un periodo come lo è stato, come lo sono stati in mesi precedenti, di piacere nel convivere e non di forzatura in nessun senso. Senti, per chiudere, in questo mese è arrivato anche il prolungamento del tuo contratto, era implicita chiaramente il rinnovo con la promozione, un anno in più, ma al di là del contratto, insomma, la voglia di aprire un ciclo importante con te e chiaramente il gesto, no? che ripaga quello che tu hai dato in questi mesi alla società. Sì, io l'ho preso come una testimonianza di fiducia, naturalmente, non mi interessa l'aspetto economico né la durata per avere garanzie, sono cose che non mi interessano. Ma l'attestato di stima che c'è stato da parte della società, del presidente in primis, ma insomma ho visto di tutto l'ambiente, questo è veramente, mi ha dato soddisfazione.